Di fronte alla legge di Franz Kafka. Di fronte alla legge c'è un guardiano. Da questo guardiano arriva un uomo dalla campagna e gli chiede il permesso di accedere alla legge. Il guardiano però gli risponde che l'accesso non può essere in quel momento consentito. L'uomo riflette e chiede se più tardi gli sarà possibile accedere. È possibile, dice il guardiano, ma non adesso, poiché la porta d'ingresso alla legge sta sempre aperta e il guardiano si scosta un po', l'uomo si china per poter dare un'occhiata dalla porta verso l'interno di questa. Il guardiano, accorgendosene, si mette a ridere e dice: «Se ti attrae così tanto, prova ugualmente ad entrare anche a dispetto del mio divieto. Ricorda però che io sono potente e sono soltanto l'ultimo dei guardiani. Da una sala all'altra ci sono guardiani, uno più potente dell'altro. Già lo sguardo del terzo è per me impossibile da sostenere». L'uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà. La legge, nel suo pensiero, dovrebbe essere sempre accessibile a tutti, ma adesso, osservando più attentamente il guardiano intabarrato nel suo cappotto di pelliccia, il suo gran naso appuntito, la lunga e sottile barba nera all'uso tartaro, decide che è meglio attendere finché otterrà il permesso. Il guardiano gli porge uno sgabello e lascia che egli si sieda al lato della porta. Siede lì per giorni ed anni, tenta diverse volte di essere lasciato entrare e stanca il guardiano con le sue richieste. Il guardiano lo sottopone sovente a brevi interrogatori, gli chiede della sua patria e di molte altre cose. Ma sono domande poste con distacco, alla maniera dei gran signori, e alla fine conclude sempre dicendogli che non può consentirgli l'accesso. L'uomo che si è messo in viaggio ben equipaggiato dà fondo ad ogni suo avere, per quanto prezioso possa essere, pur di corrompere il guardiano, e questi accetta ogni cosa. Però gli dice: «Lo accetto solo perché tu non creda di aver tralasciato qualcosa». Durante tutti quegli anni l'uomo osserva il guardiano quasi incessantemente. Dimentica che ve ne sono degli altri. Quel primo gli appare l'unico ostacolo al suo accesso alla legge. Impreca sulla propria sfortuna nei primi anni senza riguardi ed a voce alta, poi, man mano che invecchia, limitandosi a borbottare tra sé. Rimbambisce, poiché studiando per tanti anni il guardiano ha individuato anche una pulce nel collo della sua pelliccia, prega anche la pulce di intercedere presso il guardiano affinché cambi idea. Alla fine gli si affievolisce il lume degli occhi e non sa se è perché tutto gli si fa buio intorno o siano i suoi occhi a tradirlo. Ma adesso, nella tenebra, avverte un bagliore che scaturisce inestinguibile dalla porta della legge. Non gli rimane più molto da vivere. Prima della morte, tutte le nazioni raccolte in quel lungo tempo gli si concentrano in testa in una domanda che non ha mai posto al guardiano. E gli fa cenno, poiché la rigidità che vince il suo corpo non gli permette più di alzarsi. Il guardiano deve abbassarsi tanto fino a lui, dato che la differenza delle stature si è modificata a svantaggio dell'uomo. «Che cosa vuoi dunque sapere ancora?» domanda il guardiano. «Sei proprio insaziabile. Tutti si sforzano di arrivare alla legge», dice l'uomo. «E come mai allora nessuno in tanti anni, all'infuori di me, ha chiesto di entrare da questa porta?» Il guardiano si accorge che l'uomo è agli estremi e per raggiungere il suo dito
che già si spegne, gli urla: nessuno poteva ottenere di entrare da questa porta. A te solo era riservato l'ingresso. Adesso vado e la chiudo.